tutti stanno partecipando in una grande unità di intenti e di spirito. Ora vi parlerà l'avvocato Gianfranco Amato. Amici, devo precisare una cosa che ha detto Massimo. Non è vero che oggi in questa piazza non ci sono le istituzioni. No, Massimo. Perché la nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo e oggi c'è il popolo in Piazza San Giovanni, la prima istituzione cui tutti devono rispondere, anche i giudici che fanno le leggi in nome del popolo italiano. Ma perché il popolo è qui oggi? Perché è qui per dire basta, basta questa teoria gender nelle scuole, basta! Se è vero, come è vero, che Papa Francesco, parlando ai giovani a Napoli, ha definito la teoria gender uno sbaglio della mente umana che crea tanta confusione e avvelena l'anima? Noi non vogliamo che i nostri figli nelle scuole escano con la mente sbagliata, con tanta confusione e con l'anima avvelenata. Basta quello che ha detto il Papa, semplicemente, semplicemente. Però attenti, perché oggi viviamo un momento pericoloso, una deriva totalitaria. Si sta pretendendo di imporre questa follia per legge. Allora, ascoltiamo ancora cosa ci ha detto Papa Francesco l'11 aprile del 2014 nel discorso al Bice. Attenti, Il Papa ha detto: occorre rivendicare il diritto di priorità nell'educazione dei propri figli da parte dei genitori e, attenti, aprite le orecchie, opporsi a ogni tentativo di sperimentazione educativa su bambini e giovani utilizzati come cavie da laboratorio in scuole che ricordano sempre di più i campi di rieducazione e gli orrori della manipolazione educativa delle dittature genocide del XX secolo, virgola, oggi sostituite dalla dittatura del pensiero unico. E se qualcuno non avesse ben capito che cosa ha detto il Papa, lo ha ribadito lo scorso 19 gennaio, quando, tornando dalle Filippine e rispondendo al giornalista tedesco Jan Christoph Kitzler, è tornato a denunciare l'indottrinamento gender, addirittura ha parlato di colonizzazione ideologica paragonabile a quello che è accaduto nel regime nazionalsocialista del Terzo Reich e ha rievocato la gioventù hitleriana. Ma cosa deve fare di più quest'uomo per denunciare la gravità di quello che sta accadendo? Cosa deve dire di più il Papa? E quando Papa Francesco parla di dittatura, sa bene a cosa si riferisce. E vedete, amici, di fronte alla dittatura, ieri come oggi, ci sono soltanto due modi di reagire: con la connivenza o con la resistenza. E quello che sta accadendo oggi, 20 giugno 2015, qui a Piazza San Giovanni, è il primo grande collettivo pubblico atto di resistenza non violenta a questo tentativo, a questa deriva totalitaria che pretende di imporre per legge la dittatura del pensiero unico, un modo di pensare che non appartiene alla cultura e alla civiltà del nostro popolo, che non ha niente a che vedere, semmai è il frutto del tentativo, di un tentativo di colonizzazione da parte di gruppi di potere e lobby che niente hanno a che vedere col popolo, niente hanno a che vedere col popolo. Un amico mi ricordava ieri un discorso, un celebre discorso fatto da Churchill nel giugno del 40, il famoso discorso "We shall fight on the beaches", combatteremo nelle spiagge, nelle strade, nelle piazze. Riflettevo come questo discorso sia drammaticamente attuale. Noi potremmo rifarlo pari pari oggi
a coloro che pretendono questo indottrinamento nelle scuole o questa deriva totalitaria. E parafrasando Churchill, noi potremmo dire a questi signori: noi combatteremo nelle scuole, nei consigli d'istituto, nelle piazze, nelle aule giudiziarie, nelle cabine elettorali, per difendere il sacrosanto diritto alla libertà dei nostri figli. Finisco. Perché? Un minuto. Sì. We shall never surrender. Noi non ci arrenderemo mai, mai, mai. Finisco. Vi prego, ascoltate questa citazione. Il potere mondano vuole risucchiarci, ma la nostra presenza deve fare la fatica di non lasciarsi invadere. E questo deve avvenire attraverso un contrattacco alla mentalità comune, un contrattacco alla teoria dominante, un contrattacco all'ideologia del potere. Queste parole sono state pronunciate da un uomo che io ho conosciuto 40 anni fa, avevo 14 anni. Il nome di questo, ed è state pronunciate a proposito del diritto della libertà di educazione. Quest'uomo si chiamava Don Luigi Giussani. Oggi, se quest'uomo fosse vivo, sarebbe qui, in piazza, in mezzo a noi, a ricordarci quanto sia stata profetica la sua sfida al potere, quando osò dire: mandateci in giro nudi, toglieteci tutto, ma non toglieteci la sacrosanta libertà di educare i nostri figli. Grazie Don Giussani. Penso che tutti quelli che ebbero la fortuna di partecipare ricordiamo quando Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, convocò in piazza San Pietro per la Pentecoste Chico Arguello, Don Giussani, Chiara Lubic e Vanier a dare la testimonianza di un popolo cristiano cattolico vivo e attivo. Ora sentiremo